Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse, ideato, creato e condotto insieme a me dal grande Marco. Buonasera a tutti. Buonasera Marco Pacagnella. Buonasera a te. Grande pacca volevo dire, invece che grande Marco, ma non cambia niente, il risultato è lo stesso. Esatto. Appena tornato dalle vacanze, rilassato, riposato, abbronzato, quindi pronto a ripartire per una nuova puntata. Assolutamente, pronti per partire per finale di stagione spumeggiante. Spumeggiante, mai ci fermiamo. Esatto. Questa sera parleremo della 23esima edizione del Rally Valli Cunesi, che si correrà fra un paio di settimane, esattamente il 15 e il 16 di settembre. Le iscrizioni si sono già aperte il 16 di agosto, quindi già sono aperte da un paio di settimane, e resteranno aperte fino all'11 di settembre. Quindi ci sono ancora un paio di settimane, lo diciamo qualora qualcuno fosse interessato e si volesse informare. È un rally valido per la Coppa Italia, esattamente per la prima zona della Coppa Italia, ed è anche per il campionato svizzero. 6 sono le prove speciali del rally, per un totale di 97 km cronometrati. All'interno della 23esima edizione ci sarà anche la 10ª edizione del rally storico cuneese, infatti le auto storiche correranno sullo stesso percorso. Tracciato. Per parlarci, ovviamente non ne parleremo solamente io e te. Assolutamente, sennò diventiamo logorroici. Esatto, e non va bene. Abbiamo assolutamente bisogno di ospiti, sono venuti a trovarci amici, i driver che già sono venuti a trovarci. Questa sera abbiamo in studio l'organizzatore che già dal 2003 organizza le Valli Cunesi, con noi il presidente dello Sport Rally Team, Piero Capello. Buonasera Piero. Buonasera a voi. Grazie di essere venuto dalla lontana Cuneo. Sì, diciamo che il viaggio è abbastanza lungo, però comunque. Eh sì, non è proprio dietro l'angolo. Si viene volentieri a ritrovare gli amici, siete amici. Grazie, ben arrivato, anche perché davvero il viaggio è proprio dietro l'angolo. No, quindi no, esatto. 12 saranno i comuni direttamente interessati dalla competizione, tra i quali anche il comune di Rossana, dove si effettuerà uno dei riordini della gara e sarà teatro anche della prova classica, la storica, quest'anno ancora più lunga perché sarà lunga 20 km. Sto parlando della prova di Valmala. In studio con noi il sindaco di Rossana, Maurizio Saroglia. Buonasera. Buonasera. Buonasera Maurizio, ben arrivato. Buonasera, vi ringrazio dell'invito e sono piacevolmente qui stasera per portarvi la mia testimonianza. Grazie a te per essere, ci diamo del tu perché qua Driver ci si dà tutti del tu, ovviamente. Sì, va bene, grazie. Quindi abbiamo organizzatore, abbiamo uno dei sindaci dei comuni toccati, abbiamo anche un equipaggio che correrà il rally e quindi magari ci racconterà con che macchina, se già l'hanno deciso e eventualmente quali sono le prove speciali, entreremo un attimo. I vari trucchi del mestiere. Esatto, equipaggio al completo, abbiamo con noi reduce tra l'altro dalla Moscato Rally, dal Rally delle Langhe, che si è corso lo scorso luglio, secondo di classe R5 con la Skoda Fabia R5, in studio con noi Patrick Gagliasso. Buonasera Patrick. Buonasera a tutti, grazie dell'invito di essere venuto qua, ringrazio anche l'organizzazione. Organizzatore perché ci ha dato questa opportunità di venirvi a trovare, grazie ancora, adesso chiacchiereremo allora di come sono le prove. Assolutamente sì. Accompagnato, perché ti accompagnerà anche a rally, il navigatore quest'anno, in questa gara, sarà Dario Beltramo. Buonasera Dario. A tutti, vi ringrazio per l'invito sia a voi che a Piero Capello che per questo programma molto bello. Grazie a voi. Grazie, subito i complimenti prima ancora di cominciare. Ci alziamo di qualche centimetro. Allora, io direi, iniziamo con Piero, che già sei un amico di Driver, sai già come funziona. La prima domanda è 23esima edizione, come sta andando l'organizzazione? So che il lavoro è tantissimo e quindi spiegaci un attimino come sarà questa 23esima edizione. Il lavoro è sicuramente, lo sappiamo già, è sempre quello, è molto, molto complesso, molto difficile, stiamo andando bene ormai. Siamo in dirittura d'arrivo, quando si aprono le iscrizioni direi che l'80% della gara è fatta, adesso la prossima settimana avremo i collaudi ma so già come andranno a finire, ringraziando Dio, andiamo bene anche in quello perché siamo riusciti a creare un buon clima con le amministrazioni pubbliche, sia dalla prefettura a scendere alla provincia che poi ai comuni, e per questo lavoriamo molto sereni. Una gara molto, molto snella, quest'anno chiaramente rispetto agli anni passati con l'IRC dove eravamo arrivati a 140 km, quest'anno tornando indietro, pertanto con la Coppa Italia siamo scesi a 95-96, però con un percorso molto limitato, cioè con 3 prove speciali ripetute 2 volte noi riusciamo a fare tutti questi chilometri e mi auguro che questo possa piacere ai piloti. Le prove sono le classiche, la Montemale, la Valmale, la Madonna del Colletto, fatte di susseguenza, anzi la Montemale, la Madonna del Colletto e poi in finale ci sarà la Valmala, quella lunga 20 km che sarà tra l'altro quella anche definitiva e qua do una notizia perché
noi abbiamo come sponsor non soltanto nella Coppa Italia, ma anche noi personalmente come Rally Valli Cunesi, la Miss Lens ci ha dato una cifra non molto alta, ma sono 1500 euro che andremo a dividere su tre equipaggi, i quali stiamo ancora studiando se sulla somma dei due passaggi della Valmala o sul tempo migliore sui due passaggi. Questo sì, a ognuno andremo a dare 500 euro che comunque non sono da buttare via. Questo in sintesi quello che sarà la gara. Partenza, le verifiche saranno il venerdì pomeriggio con lo shakedown. La partenza la sera facciamo una cerimonia e basta, poi andranno a dormire in parco riordino, al mattino alle 7:30 si parte, si fanno le prove, pertanto Montemale, Madonna del Colletto, riordino assistenza, Montemale, Madonna del Colletto, riordino assistenza e poi andiamo alla Valmala, primo giro, poi riordino appunto nel comune di Rossana, ripetizione del secondo giro, arrivo. Questo dicasi per le moderne che per le storiche. Altra novità che forse non piacerà molto ai piloti delle vetture moderne, ma facilmente partiranno prima le storiche. Ma questo perché? Perché oltre al campionato svizzero noi facciamo parte anche di un trofeo che è il TRZ, che è il trofeo rally di zona, che da quest'anno è iniziato come esperimento nelle storiche. E io per avere questo trofeo mi sono speso un po' oltre dicendo vedremo di far partire magari prima le storiche delle moderne. Spero che questo non mi crei dei problemi, ma io sono convinto che con le strade che abbiamo noi, che non si sporcano tanto, si possa tranquillamente fare questo lavoro. Al limite controlleremo bene fra le storiche e le moderne, faremo dove possibile anche un po' di pulizia della strada. E oppure si possono mettere degli antitaglio, sì, che qualcuno, diventano obbligatori, perfetto, per tutti, perfetto, che sia, va, sì, bene, sì, per le storiche e per le moderne, sì, quindi sì, sì, si evita di trovare poi la strada sporca. Anche, anche perché ormai io sono molto storico, no? E di conseguenza tifi per le, devo per le avvicinarmi storiche un po' di più alle storiche, eh? Non è che io quest'anno sono 36 anni che organizzo rally e ne ho già quasi 70 di età, pertanto più storico di me penso ce ne siano pochi. Allora ci avviciniamo pian pianino al discorso delle storiche. Vabbè, una battuta. Beh, insomma, stanno anche perché le storiche tutto sommato fanno ritornare, sì, indietro nel tempo, sì, sì, e sono accattivanti, nel senso, sì, hanno un rumore particolare, un sound particolare che purtroppo le moderne, sotto quell'aspetto lasciano un po' desiderare. Sì, quello sì. La moderna ha sempre lo stesso rumore, che sia una Skoda, che sia una Ford, che sia, hanno tutte lo stesso. Le storiche sentevi il motore della Opel, il motore della Porsche, il motore della 131 Abarth, tutte queste cose qua che la li gente riconoscevi già da una valle con l'altra. Sì, sì, sì. Addirittura. Tra l'altro, sì, poi basta, voglio solo ringraziare i due promotori del campionato svizzero, che sono Max Beltrami e Giorgio Moretti, che dopo un anno di sosta ci hanno voluti, siamo ritornati nel campionato svizzero. Grazie veramente a loro due che si sono prodigati per far sì che la federazione ci accettasse come gara. E tra l'altro nel campionato svizzero avremo anche lo junior, perché essendo saltato il San Gottardo, che era in calendario per il campionato junior, ce l'abbiamo anche noi, pertanto questo dovrebbe portare più gente e più entusiasmo. Sicuramente, perché poi avere, sì, un campionato che, diciamo, oltrepassa i confini sicuramente dà un prestigio ulteriore. Io mi ricordo i tempi dell'IRC, sì, c'era sempre equipaggi molto svizzeri, bello, perché era molto aperto, sì, sì, e gli equipaggi svizzeri sono sempre stati molto forti, sì, sì, davano tra virgolette fastidio. E quest'anno diciamo che c'è Carron che è in testa al campionato svizzero e penso che darà del filo da torcere anche a livello generale di tutta la classifica, certo, assoluta. Anche perché probabilmente arriveranno anche un po' di equipaggi dalla Svizzera. Sì, 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 questo di sicuro. Noi pensiamo 20-25 equipaggi, vabbè, tra storico e moderno, anche perché il campionato è tutto aperto. E anche nella Coppa Italia, se vogliamo parlare della Coppa Italia, che adesso c'è la seconda gara domenica a Genova, in Lanterna, e anche lì aperto, la Coppa, sì, Italia è anche molto aperta in tutte le classi. E quindi assolutamente, sì, probabilmente arriveranno parecchi equipaggi anche, ma per questo motivo. Speriamo. Tra l'altro speriamo, voi siete, sì, l'unica gara in Italia che fa parte del campionato svizzero. Sì, sì, noi siamo sempre, diciamo che il campionato svizzero in Italia era una vita che vengono, noi abbiamo fatto comunque 11 anni con il campionato svizzero, poi l'anno scorso hanno fatto un altro esperimento e poi hanno deciso di ritornare da noi e questo ci fa piacere, vorrà dire che se anche i chilometri sono tanti, perché dalla Svizzera venire da noi, certo, chilometri sono tanti, però si vede che riusciamo ad accoglierli bene e quest'anno cercheremo di accoglierli ancora meglio, ecco, ancora meglio. Quindi in bocca al lupo. Difatti abbiamo fatto gli start e gli stop con la bandiera italiana e la bandiera svizzera.
Si sentono a casa. Disegnati per terra, domenica, start e stop con le bandiere italiane e svizzera. È una sorta di benvenuto, ben arrivati. Buono. Beh, loro organizzatori hanno sempre cercato di fare, di assecondare un po' le esigenze dei vari piloti, è proprio una loro prerogativa. Ma diciamo che quello che a noi è servito tantissimo, e qua ringrazio, è stato anche l'IRC. Cioè adesso io non ci siamo più, perché purtroppo le finanze, è solo una questione di finanze, non c'è niente altro. Per aver lasciato l'IRC mi piacerebbe un giorno tornarci, però io penso che l'IRC ci sia servito non soltanto per migliorarci e crescere, ma anche per capire che in fondo chi viene a correre da noi ci fa un grosso favore e noi dobbiamo rispettarlo, loro rispettano noi, e cercare di trattarli al meglio. E l'IRC è cresciuto secondo me per questo motivo, perché è sempre stato molto 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 vicino al pilota. Questo è importante, non tutti posso garantire, perché io ho partecipato più volte al campionato, è proprio così. Cioè, gli organizzatori proprio ascoltano le esigenze dei piloti e cercano di assecondarle al meglio. E poi ovviamente si può trovare e non trovare la cosa, però già questo è un valore aggiunto, che gli organizzatori si fanno carico di una cosa molto importante. E quindi i piloti vengono molto più facilmente, volentieri. Sì, anche perché siamo sinceri, cioè io ho fatto un calcolo, ma noi con l'IRC parliamo, ma anzi un calcolo preciso, fatto da un'agenzia, come indotto economico, il turistico, e poi certo. viene di seguito, ma noi raggiungiamo in 4 giorni 500.000 euro di introito che c'è tra alberghi, ristoranti, bar e tutto quello che ne conviene. È un dato matematico, non è soltanto inventato, così, come dire c'è 50.000 spettatori, ce n'è 5.000. No, è un dato veramente, moltiplicando i piloti, moltiplicando chi lo segue, moltiplicando tutto, certo. E senza calcolare lo spettatore, questo. Poi lo spettatore è un di più. Ma senza calcolare chi poi viene a vedere. Solo col numero, di equipaggi. Non per niente, ma io mi sono già ripetuto, noi nel 2010 siamo stati premiati dalla Federazione Albergatori e dalla Camera di Commercio di Cuneo, penso di essere stati come organizzazione dell'anno, premio dell'anno, l'hanno dato a noi per quello che abbiamo portato nelle vallate. E qua torniamo di nuovo al discorso di partire in un paesino piccolo, che a volte per il mondo dei rally è molto più importante che partire, non so, in centro a Torino, in una grande città, dove già c'è l'indotto suo naturale. Chiaro. Tu parti in un paesino piccolo, tu crei veramente un evento e dietro, sì. e ti seguono perché sanno che tu porti qualcosa di importante. Questo è un dato, quello dei 500.000 euro, un dato matematico. E sono numeri importanti. Sì, assolutamente sì. Si vede che è più di 30 anni che organizza Rally, perché in 6 minuti 6 ci ha spiegato per filo e per segno tutto quello che verrà fatto. Anche perché Piero ha un'esperienza da driver non indifferente, degli ospiti diciamo più gettonati. Vabbè, a me piace, fin qua mi sono perso tante volte per arrivare qua, ma fa lo stesso. Ormai hai imparato anche la strada. Perché io sono uno dei pochissimi organizzatori che mai salirà su una macchina da rally e riesce anche a perdersi per strada. Perfetto. Ma tanto, direi che ho centrato tutto. Bene, ahimè, infatti stavo dicendo, è stato talmente veloce e preciso che siamo già arrivati alla fine del primo blocco senza nemmeno rendercene conto. Esatto. Torneremo fra pochissimo per parlare di nuovo della 23esima edizione del Rally Valli Cuneesi. Restate con noi, sempre sul divano, sempre con le cinture di sicurezza allacciate. A fra poco con Driver. Di nuovo in diretta con Driver TV, bentrovati, bentornati, stiamo parlando della 23esima edizione del Rally Valli Cuneesi. Nella prima parte, per chi non avesse seguito, in 6 minuti 6 Piero ci ha spiegato tutto quello che succederà il 15 e il 16 di settembre, data della gara di questa 23esima edizione. Stava parlando di indotto economico, parlavamo di 500.000 euro solamente per l'entourage, quindi piloti, equipaggi e chi assistenza, ovviamente assistenze e vari, senza parlare addirittura di chi poi va gli spettatori, chi va a vedere. Quindi numeri importanti anche per i comuni che fanno parte del percorso. Ne abbiamo detto prima che sono 12. È strano avere in studio un sindaco che è così vicino alla rally, a un indotto economico. Grazie. Così, perché tutto sommato siamo sempre un po' le mosche bianche o il fumo negli occhi per i vari sindaci e i vari comuni, perché portiamo problemi così. Quindi trovare un sindaco che viene a promuovere il nostro sport, il nostro amato sport, ci fa quasi un po' strano, per cui ci fa molto piacere.
probabilmente c'è anche tanta passione, immagino, dietro, oltre che... Certo, perché noi comunque, il nostro comune è localizzato in un territorio che da anni è comunque stato segnato, diciamo, da quella che è la storia del rally, perché si parte da quello che era il famoso 100.000 trabucchi, poi negli anni c'è stata l'evoluzione nel Valle Varaita e poi di conseguenza è subentrato il Valli Cunesi. E come dicevo, come amministrazione, io poi da giovane mi vedevo sempre girare sempre intorno al nostro comune le macchine e mi sono posto il problema: ma perché non riusciamo a riuscire a fare qualcosa e provare a coinvolgere anche il nostro paese in questo, che è un'opportunità, io la vedo come un'opportunità. E di conseguenza, dopo un confronto anche con gli altri amministratori, abbiamo cercato di provare a portare anche al nostro paese questo evento motoristico. Di conseguenza sono nati i rapporti, come dicevo, con gli organizzatori e quindi con Piero, per riuscire a capire cosa si poteva fare e non fare. E adesso sarebbe il terzo anno, siamo già stati 2 anni con quello che era il discorso dell'IRC, quest'anno diventa Coppa Italia, e comunque abbiamo visto comunque che per quello che è il nostro paesino, si parla poi di circa 900 persone in un giorno, ma poi concentrato nelle poche ore, diciamo, ci sono le prove speciali con riordino, si contano circa 1000 persone lungo assiepate, diciamo, lungo sulla i tornanti strada. Della strada, e ne abbiamo circa 700 che si radunano nella piazza principale. Ed amministratore, il primo anno che ho avuto l'opportunità di poter fare entrare sulla piazza principale del mio paese queste macchine, è stata la cosa più bella, dove addirittura il secondo equipaggio che scende dalla macchina dice: cavolo, avete una piazza fantastica. Noi eravamo abituati a passare sulla circonvallazione del nostro paese, non sapevamo che c'era una bellezza simile a poche decine di metri del trasferimento che percorrevamo. E quindi questa è una soddisfazione, mi dicevo, che mi tengo dentro e la ripropongo solo per far capire quello che noi tante volte abbiamo nei nostri piccoli comuni, però non abbiamo la possibilità di poter pubblicizzare. Secondo, tutti viviamo in posti meravigliosi che certo, ci invidiano in tutto il mondo, e avere la possibilità di trovare il discorso macchine, quindi abbinare la passione con il far vedere alla gente le bellezze del proprio paese, è un connubio perfetto. Certo, e poi salta fuori, come dicevo, ma questo è un po' in tutte le novità, il contrasto c'è stato magari il primo anno, c'è il secondo anno dove c'è quello che magari con la sua attività, perché il lavoro magari si trova poi la strada impegnata per l'orario della prova, però si cerca sempre di trovare il confronto. Io anche come impegno amministrativo è sempre quello di far capire che è una cosa temporanea, che non lo si fa per dar fastidio o comunque per arrecare danno a qualcuno, ma semplicemente per andare a creare un qualcosa in più per quello che può essere il nostro paese. Il bene del paese. Certo. E poi noi come conformità proprio di territorio siamo sovente interessati da una serie di eventi sportivi, che va dal ciclismo, che va dalla mountain bike, dalla corsa a piedi. E quindi mi sembrava anche giusto e logico andare a riempire, diciamo, certo, con una serie di eventi, che quindi va dalla semplice corsa a piedi anche con l'evento motoristico, quello che è l'opportunità che ci possiamo creare, certo, certo, su quelle, certo, che sono le nostre strade. Poi mi dicevi che sulle vostre strade diciamo date la possibilità anche di testare le macchine. Sì, questa qui è di nuovo qualcosa che ci è nato e è cresciuto da una proposta che ci era arrivata, e abbiamo detto: visto che abbiamo la possibilità anche su queste strade, solitamente andiamo a impegnarle in periodi morti, tra virgolette, per quanto riguarda l'attività turistica nelle nostre zone, e quindi facendo delle sospensioni temporanee giuste su tratti limitati di strada, abbiamo dato la possibilità a team e piloti di venire a provare vetture o test pneumatici. E in questa maniera, comunque, di nuovo, anche per le due trattorie che abbiamo sistemate proprio dove c'è la strada, prova, è un indotto, non da ridere.
durante la settimana, in giorni totalmente morti, dove non ci passerebbe non un turista, non uno a piedi, comunque la possibilità di neanche avere un fungiatto di avere la possibilità comunque di avere quelle 40 persone che si fermano, e poi arriveranno quelli che sono appassionati, quelli che vengono anche a vedere, caffè, si prendono una bibita, e poi il pourparlers crea sempre quella, come dicevo, quella pubblicità in diretta, anche il comune resta avvantaggiato. Sì, perché poi da cosa nasce cosa, quindi chiaramente. Cioè, e poi infatti mi era piaciuto tantissimo il primo anno dell'IRC, questo era stato di nuovo un'altra di quelle cose che ti danno soddisfazione anche come amministratore. Nella rivista ufficiale IRC eravamo riusciti a radunare tutti i piloti che erano corsi sulla scala principale che abbiamo sulla piazza, col monumento nazionale, che è la chiesa parrocchiale che c'è nel comune di Rossana, e avevamo avuto la foto più bella di tutto il campionato scattata nel comune di Rossana. Quindi grande spot a livello poi nazionale, direi che ne vale la pena. Assolutamente mi sembra, sì. Mi sembra di sì. Assolutamente sì. Mi viene da dire ad avercene i sindaci così che credono nelle corse. Davvero. Sarebbe più semplice per tutti gli organizzatori, per i vari Piero in giro per l'Italia. Esatto, esatto. Quindi grande alleato, immagino, Piero, avere un sindaco così per un'organizzazione. Tra l'altro l'ho scoperto pochi giorni fa, che uno dei gonfaloni che c'è sulla piazza delle bandiere c'è la foto della macchina da rally. Hanno dei gonfaloni sulle piazze, la piazza principale, e io non l'avevo vista, e una di queste hanno stampato la macchina da rally, che non so quella di Scentre, quella di Scentre dell'anno scorso. A livello di immagine abbiamo voluto anche arricchire quella che era un po' l'impatto visivo anche per chi è solo di passaggio nel comune, e quindi abbiamo diversificato le varie tematiche, dalla tradizione, e quindi abbiamo i nostri monumenti, i nostri fabbricati, diciamo, storici e rappresentativi del comune, a quello che è il territorio, quindi le nostre produzioni locali, che sono i funghi, le castagne, i piccoli frutti, e poi ne ho dedicato uno allo sport. E nei vari fotogrammi, diciamo, che sono esposti su questi banner, ho voluto dedicare, oltre a quelle che sono le camminate con le ciaspole nella neve che facciamo d'inverno, alle corse podistiche e al ciclismo, la parte dedicata all'evento motoristico, dove ho messo appunto fotogramma riferito all'IRC. Ma una domanda che mi nasce spontanea: la passione per i rally c'era già prima di diventare sindaco? Cioè, assolutamente sì, ma io sono appassionato degli sport in genere, perché corro anche in bici, quindi vado in bici il sabato o la domenica quando ho quelle due ore libere, mi prendo la mia bici, ogni tanto ripercorro le prove speciali, quindi provo a vedere. Quindi Patrick, eventualmente, se vuoi qualche dritta puoi chiedere prima qualche nota te la riesco. Sì, sono tranquillo. Esatto. Ricognitore, esattamente. Sì. E allora, nessuno può dirgli niente. Assolutamente. Come dicevo, nell'ambito sportivo sì, mi dedico parecchio, ma poi anche d'inverno, e quindi... Ma si vede già da come lo esponi che c'è tanta passione, tanta voglia di fare, questo è importantissimo. Ci hai dato l'assist proprio per sentire Patrick, oltre che per parlarci delle prove speciali che magari conosci già. Sapete già con quale macchina correrete? Avete già qualche indiscrezione, la potete dare, o ancora è presto e state ancora valutando un po' tutto quanto? Allora, in realtà io questo fine settimana corro in Val d'Aosta e le uso la Skoda R5. Quindi probabilmente, dovremmo riutilizzarla al Valle Cuneese. Però metto probabilmente, anche perché farai Val d'Aosta per fare i test, per, diciamo, cucirti la macchina addosso. Sì, diciamo che riproverò la macchina in Val d'Aosta, come l'ho già provata al Moscato, e poi, sperando che vada tutto bene, che non ci siano i toppi, dovrei utilizzarla anche lì al Valle Cuneese. Sicuramente una gara che ho già fatto tanti anni, perché io ho iniziato a correre nel 2003 e la mia prima gara è stata lì in San Peire, esatto, che era un rally sprint, e poi dal 2003 penso di essere uno dei pochi che non ha mai perso un'edizione della gara. Ah sì? Quindi vabbè, devo dargli la colpa a lui allora. Mi serve un premio speciale per Patrick. Comunque ho avuto appunto la fortuna di non poterne mai perdere nessuna, è cambiato di valevolezza nei tempi, eredità nei tempi. Le prove speciali, tante sono sempre le solite. Certo. Quello che ha cambiato negli ultimi due anni è ha girato la Montemala al contrario, dove forse, non mi ricordo, te l'hai mai fatta, no. Perché
Io l'ho fatta che partiva da sotto, dal bivio sotto, esatto, e si saliva. Facevi il pezzo veloce iniziale, poi cominciava a salire stretto. Esatto. Adesso l'anno scorso e quest'anno ci ha detto che è stata girata, quindi è al contrario di com'era, che è sempre con le sue insidie, perché nel modo vecchio eravamo più abituati, così bisogna interpretarla un po' di più. Comunque è sempre una bella prova. La Madonna del Colletto, come hai già fatto anche te, abbiamo perso il primo pezzo iniziale per una questione di chilometraggio o quello che sia. Sempre anche lì molto bello il pezzo veloce iniziale, cambi ritmo, ma e poi la discesa. Io me lo ricordo il pezzo veloce iniziale perché è proprio stretto, veloce, proprio veloce, veloce. C'erano che dici, pezzi molto lunghi a limitatore, quindi sì, erano sì, e sì, molto stretti. Molto stretti. C'è e ancora poi, il dosso di Festiona? Il dosso di Festiona l'ha reintegrato senza chicane prima, quindi si fa di nuovo il salto come c'era in qualche filmato. E poi la Valmale, che adesso con il pezzo della discesa, che quindi dove finivamo a Pian Pietro, fa ancora tutta la discesa nuova molto stretta e molto insidiosa, perché lì la macchina passa solo dove c'è la strada e basta. E poi c'è il pezzo largo che viene anche utilizzato per i test in discesa. Quindi gli ultimi due passaggi sono fatti su quella prova lì, che comunque sono quelli che delimitano poi chi vincerà la gara per i tanti cambi di passo che ci sono. Certo. Perciò sempre una bellissima gara sicuramente. Quindi in bocca al lupo ovviamente per tutte e due, visto che avevamo prima, soprattutto per la prima che ormai che a breve, niente, che a breve. Praticamente domani, esatto, quindi niente. Grazie ancora. Grazie a te, resta ancora con noi perché abbiamo ancora un sacco di domande, esatto, da farvi. Siamo però arrivati alla fine anche del secondo blocco, quindi dobbiamo per forza fermarci, poi diamo la parola un po' anche a Dario, che ancora non abbiamo fatto parlare, per avere qualche informazione anche da parte tua su come stai preparando questo rally. L'appuntamento è sempre con Driver, troviamo fra pochissimo, sempre sul divano, sempre con le cinture di sicurezza allacciate. A fra poco. Bentrovati di nuovo in diretta con Driver TV. Abbiamo stoppato Patrick, che ci stava raccontando appunto come sta preparando la 23esima edizione del Rally Valle Cuneesi. Di fianco a te ci sarà Dario Beltramo, che è in studio con noi questa sera come navigatore. Quindi la domanda anche per te: come stai preparando questo rally e eventualmente se hai già qualche indiscrezione sulla parte tecnica, insomma, delle prove e quant'altro. Sì, sto preparando la gara con tanta voglia, anche perché sono quasi 2 mesi e mezzo che non corro con Patri, perché il Moscato ero in vacanza e quindi non ho potuto partecipare. Questo fine settimana per motivi di lavoro non posso esserci e sarò sostituito di nuovo da Enrico Ghetti. E quindi ho tanta voglia di rientrare in macchina e di poter di nuovo correre con Patrick. La gara è molto bella, e sono diversi anni che la facciamo insieme, ci sono state delle annate dove è andato molto bene e delle annate, per esempio l'ultima, dove ci siamo dovuti ritirare per un guasto tecnico. La voglia è tanta, la macchina adesso non sappiamo ancora quale possa essere, se è una Fiesta o una Skoda dell'R5. Comunque un R5 è una R5, macchina da assoluto. Da assoluto, Patrick è molto veloce, molto bravo, e quindi negli ultimi anni ci siamo tolti diverse soddisfazioni, quest'anno abbiamo fatto anche un primo assoluto, quindi il feeling sta crescendo sempre più e speriamo che questa gara qua possa darci altre grosse soddisfazioni come le gare fatte finora di quest'anno. Mi sembra impaziente di tornare in macchina. Sì, 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 si vede che... Quindi basta vacanze, dopo adesso resta qui. Vacanze, sì, sono finite. Spero passino in fretta queste 3 settimane per poter salire nuovamente in macchina, perché poi si sa benissimo che per noi rallisti stare fuori dall'abitacolo per qualche mese si comincia è dura. A soffrire un po'. Ma si vede l'impazienza sì. Rientrare. Avete già fatto tanti rally insieme? Sì, sono 10 anni che corriamo insieme. Penso quando una trentina. O quando lui non è in vacanza, esatto. Credo una trentina di gare. Adesso onestamente il numero esatto non me lo ricordo, però una trentina sicura. Negli ultimi anni corriamo praticamente sempre insieme, di questo lo ringrazio per volermi al suo fianco a leggergli la storia delle strade. È poetico, detto così. Sembra una cosa che abbia un certo fascino, no? Ah, ripercorriamo magari un attimino velocemente queste 30 gare. Cioè, la prima, ve la ricordate? Lo chiedo a tutte e due, ovviamente. La prima gara che avete fatto insieme, il risultato. Era il team del 2006. Trofeo Clio N3, credo.
sembra di quella sì. È stata... Dovrebbe essere quello, perché era quando si correva ancora da Acque Terme, sì, e quindi era non proprio vicino a dove siamo noi, e in quell'edizione rilevava quella sede là. E sì, penso che sia quella una delle prime gare. Adesso non mi ricordo come sia finito o cos'altro, però penso che sia quella. Poi abbiamo fatto diverse gare insieme con la Clio N3, poi siamo riusciti a usare qualche volta la Clio R3C, la Clio Super 1600, ultimamente poi la Peugeot Super 2000, e adesso gli ultimi due anni, più o meno, anno e mezzo. L'evoluzione della specie. L'R5 in due soluzioni, sia come Fiesta che come Skoda. Perciò sì, poi ci troviamo bene, anche perché dopo tanti anni c'è l'affiatamento, poi lui ovvio lo capisce benissimo, perché sa che ricordiamo il team che vi fornisce la vettura. Sì, in queste ultime tre stagioni stiamo correndo con la Roger Tuni, che è un team di Baldichieri, quindi tutto sommato vicino a dove siamo noi, che ci dà sempre delle macchine molto performanti, molto attento nelle cure del mezzo, sia nell'estetica, che quella è una cosa che forse si vede un po' meno, che nei particolari, nel motore e via di seguito. Sa consigliarci, perché poi alla fin fine sono loro che sanno dirci cosa conviene fare in base alle situazioni, alle tue esigenze. Tu esattamente dici, la sento così, la sento così, sanno vestirci allora... la macchina addosso, esatto. Giustamente, e con cui ci troviamo bene anche come team, perché trovarci bene come persona alla fin fine fa tanto la differenza, fa. Assolutamente. E quindi stiamo trovandoci bene. Un'annata che diciamo che va molto bene, perché il primo assoluto nella mia vita l'ho fatto quest'anno. Vabbè, perciò quindi... tanto contento. Altre gare che sono andate comunque bene ci hanno permesso di arrivare qua e di riuscire ad andare anche a fare questo Vallicunesi, dove speriamo che vada tutto bene, che la gara si svolga nel migliore dei modi, che ci sia soddisfazione per noi come l'organizzatore e come tutti quelli che vengono a farla, e poi si vedrà, dai, quello che succede si vedrà poi più avanti. Chiaramente in bocca al lupo per la parte volta di stagione che rimane. Grazie. A tutte e due, ovviamente. Grazie ancora. Mancano un paio di settimane alla fine delle iscrizioni. Mi dicevi, Piero, che al massimo vuoi stopparti a 170 iscritti, oltre non vuoi andare. Sì, ma no, non è il caso. Siccome Dario diceva che lui ha fretta di arrivare alla data del 15, io potessi ritornare al primo di agosto sarei contento, sì. Poi io purtroppo mi agito, no? io mi agito, incomincio ad agitarmi, stanotte alle 3 ero sveglio davanti al computer, che cacchio ci faccio davanti al computer alle 3, però incomincio a aver paura, ma questo è fatto, quello è da fare, quello bisogna mettere a posto, e sono un po' le tensioni dell'organizzatore, poi c'è chi la prende meglio, chi la prende peggio, anche perché peggio. Le cose da fare, perché, da organizzare sono sì, tante. Sì, no, è diventato complicato. Uno lo fa per il piacere di farlo come divertimento, però oggi io penso che sia ben più difficile che a volte avere un'attività, perché noi non abbiamo l'attività, te la programmi, noi programmiamo poco, perché a noi basta nulla, basta un qualcosa di... Facciamo un esempio, a Torino è successo tutto il patatrac di Piazza San Carlo della Juve. Da noi è cambiato tutto, da noi è cambiato tutto, ora è molto più difficile, chiedono giustamente che tu presenti in anticipo già i piani di sicurezza, certo, che presenti le postazioni del pubblico, cose che prima si fidavano, adesso invece devi presentare tutto, c'è commissione di vigilanza, tutte cose che vanno bene, ripeto, vanno bene, però in certi momenti ti creano tensione, perché a volte basta la parola di uno di queste commissioni che decide. Non conosce. Poi noi abbiamo anche un sindaco molto, molto favorevole nel senso contrario, noi abbiamo purtroppo un sindaco che è, non mi dispiace dirlo, perché purtroppo ha fatto delle cose indegne quando è successo l'incidente a Torino, del città di Torino, questo ha dichiarato che noi siamo dei pazzi, che è un mondo che bisognerebbe estinguere e che purtroppo la comunità... che poi tutto questo va a carico della comunità, lo dico pubblicamente, perché è una persona che tra l'altro è il sindaco che mi ha accorciato la prova di Madonna del Colletto, di questo comune, e quando vedo di fianco a me un sindaco che invece ha capito quello che portano i rally, lasciamo perdere la parte sportiva, parliamo effettivamente di quello che dà il rally sul territorio, mi fa veramente male sentire un sindaco che non riesce a capire che non c'è soltanto certe cose, ma ce ne sono tante che aiutano a far sì che la zona cresca, tanto più quando hai dei piloti che arrivano da lontano, gente che è venuta, che non è mai stata nelle nostre zone, che le conosce,
piacciono e magari ci ritornano. Scopre, esatto, poi ecco, cioè ritornano, questo che va capito, certo, al di là di chiudere le strade tre ore, al di là di fare un po' di rumore, le ricognizioni, ma anche le ricognizioni è gente che porta soldi, perché chi corre in macchina è difficile che si porti il panino dietro, va nei ristoranti a mangiare. Queste cose io le dico sempre, sono anche un po' noioso perché mi ripeto, però io ci tengo perché io non sono un rallista nato, io sono un organizzatore nato e pertanto credo, facendo l'organizzatore, che tu devi portare del bene nelle zone in cui vai, e quando ti senti screditare senza neanche chiederti o confrontarti, perché è quello che a me fa rabbia, è che questo sindaco non si vuole confrontare. Ah, non, ecco, c'è nemmeno un confronto. No, non c'è, io l'ho chiesto tante volte. Lui il confronto non ce l'ha perché ha la sua idea e la mette in pubblico, e sappiamo come i media a volte prendono le cose, e questo è stato un problema molto serio nella nostra zona. Molto serio quando lui ha dichiarato a fronte dell'incidente che c'è stato, che poi alla fine, oggi ho sentito che ieri 7 sono caduti in montagna. 7 morti ci sono stati, vabbè, ha fatto una notizia, noi se capita una volta andiamo avanti per una settimana, perché deve esserci questo? Mi fermo. Ti sembra di capire che non le manda a dire, cioè questa, giustamente, sì, è vero, è proprio così, nel senso che quando, finché non succede niente, mettono il trafiletto, ma anche nelle gare di campionato del mondo rally, quando c'è la gara in Sardegna c'è il trafiletto sulla Gazzetta dello Sport, succede minimo incidente, pagine, il pagine, ne parlano per settimane. Disgraziati, che, sì, cioè, tutto ci vuole un limite, nel senso che non ha senso, secondo me. Ma infatti torno a dire che ben vengano i sindaci, sì, come Maurizio. Da parte degli amministratori, come dicevo, essere seguiti nella gestione locale di questi eventi, da strutture, da una macchina organizzativa come quella gestita con 30 anni di esperienza. Che non dorme di notte, tra l'altro. È una certa tranquillità, certo, ma poi tutto va, è quello che continuano a ripetere, non mi stancherò mai a ripetere, è sempre sul tanto buon senso, soprattutto di chi va a mettersi sulle prove. Quindi ci sta l'organizzazione, ci sta il controllo, ci sta tutto, però sempre la sicurezza prima di tutto, soprattutto da parte del pubblico. Anche perché se ci sono i commissari, se ci sono gli, certo, addetti ai lavori che ti dicono non star lì e uno si mette lì per forza, certo, non lo puoi prendere di peso, stai a suo rischio e pericolo. Certo. Se invece uno ascoltasse, i commissari non sono certo a non far vedere la prova nel modo più bello, sono lì per far vedere la prova nel modo più sicuro. Certo. E se non vengono ascoltati non possono mica andare col bastone, ovviamente. Certo. Perché poi comunque sono piloti e sono mezzi meccanici, quindi l'imprevisto può essere... Io dico sempre, sbagliano quelli che lo fanno di professione, noi che siamo dei dilettanti siamo, non dico giustificati, però abbiamo una probabilità in più di sbagliare rispetto a un professionista, che sbaglia già anche lui. Quindi, purtroppo l'incidente si chiama incidente perché non è prevedibile. Certo. Vabbè, la sicurezza è fondamentale, al primo posto, come diciamo sempre. Assolutamente. Questo sì, questo senza dubbio. Non so come la pensa Patrick. Ma sicuramente passando per le strade col casco in testa, certe cose le vedi e certe cose non le vedi. Però quando vai a vedere le prove, che tu capisci, perché vedi dove passa la macchina, capisci dove può finire, vedi che tante persone purtroppo non ci arrivano, non vogliono arrivarci o non collegano il cervello e si mettono nei posti più sbagliati possibili. In quei casi bisogna sempre sperare che la macchina non faccia l'errore o non succeda niente in quel posto, certo, perché purtroppo, come dice lui, i commissari, sì, o sono armati e li minacciano, perché sì, sennò, spesso non vengono, anzi, ascoltati, vengono a dovere, tante volte vengono insultati, e... perché cercano di far spostare le persone, esatto, quindi è il buon senso delle persone che dovrebbe passare davanti a tutto, perché noi che siamo lì per giocare, perché poi ritengo che vado là, corro, ma per giocare, certo, perché per noi il lavoro è un'altra cosa, certo, quello è un gioco, siamo più che possibilitati a sbagliare perché lo facciamo poco e quindi poca esperienza tante volte, la foga è va a sapere la cosa, voglia di far bene, la voglia di strafare perché sei magari in tante casa, volte, tante cose. Tante volte ti fanno fare un errore che potrebbe essere stupido, che però magari comporta delle conseguenze. Beh, chiaro, anche quello, certo. E quindi è giusto che le persone debbano capirlo loro, ancora prima che glielo dicano i commissari, di non mettersi in certe posizioni, sicuramente. Sì, assolutamente. Io dico sempre, le zone vietate al pubblico vanno rispettate, in tutti i sensi. Se c'è una bandella, è illogico che la gente si mette dietro la bandella. Non è un muro che mi ripara, è un pezzo di carta. Quindi se è messo lì è perché c'è un pericolo. Se uno si mette dietro, è come andare a giocare a macchinini in autostrada. Se ti va bene, sei fortunato. È quello il problema.
Infatti abbiamo avuto modo anche di parlarne più di una volta. Esattamente. Il driver di sicurezza purtroppo è un argomento. È un argomento che bisogna sempre tenerlo molto alto come interesse, però la gente fa sempre fatica, non so, hanno più adrenalina a sentire le ruote che gli passano sui piedi. Senza pensare a quello senza che può succedere. Senza partire il rischio, che poi anche per noi piloti è un problema. Perché se io vado a investire una persona che è in una zona anche vietata al pubblico, primo indagato sono io, che sono lì a divertirmi e ho sbagliato e non ho fatto certo apposta. E quindi, secondo me, dovrebbero pensare anche all'incolumità nostra. Che, dico, se lì a vedere uno spettacolo gratis, perché chi va a vedere un rally non paga, abbi il rispetto per chi ti dà spettacolo. Di metterti in una posizione che se esce al massimo mi faccio male io, ma io sono consapevole che posso farmi male. Che posso farmi male. Tu invece se stai nella zona giusta... Se stai nella zona giusta non ti fai male, se stai nella zona sbagliata ti puoi far male, ma vado di mezzo io. Certo. E quindi... Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, parlando anche un po' di sicurezza, entrando anche un po' in qualche polemica qua e là, tutto fa, tutto serve, assolutamente sì. Ovviamente in bocca al lupo va a tutti quanti, manca davvero poco, quindi davvero sia a voi che correte che a voi che organizzate. Io ringrazio ancora Piero Capello, grazie per essere stato a Pia Driver. Ci rivedremo presto, ormai la strada l'ha imparata, quindi fra poco ci verrai a trovare ancora. Ringrazio e complimenti davvero, perché è raro, forse unico, l'unico sindaco che abbiamo avuto a Driver in questi tre anni. Grazie a voi, come dicevo, mi ha fatto molto piacere poter esporre e raccontarvi un po' quella che è la mia esperienza. Grazie, magari chissà mai che ci rivedremo in qualche altra occasione. Salutiamo ancora il sindaco di Rossano, Maurizio Saroglia, grazie. Patrick, con noi Patrick Gagliasso, in bocca al lupo sia per la prossima gara, quella di domani praticamente, che quella della 23esima Crepi, grazie a voi dell'invito. C'è già in macchina la tuta e il casco ormai. Già pronto. Quasi. E grazie anche a Dario Beltramo, grazie per grazie essere grazie a voi venuto di tutto. A Driver. Grazie mille. L'appuntamento è sempre lo stesso, settimana prossima di nuovo con Driver TV, io e Pacca vi salutiamo. Grazie ancora e buona serata. Ciao a tutti.